E continuiamo a parlare di commercio con la consigliera regionale lombarda Daniela Maroni sulla regolarizzazione degli orari di apertura dei centri commerciali. Sentiamola. Consigliere Maroni, il Consiglio presenta una mozione per regolarizzare gli orari dei centri commerciali. Per quale motivo avete presentato questa mozione, tra l'altro firmata da molti consiglieri in modo trasversale? Sì, sicuramente è un grandissimo successo perché abbiamo raggiunto quota 32 firmatari, per cui è un argomento molto sentito e condiviso da tutti, e credo che questa mozione sia un po' l'esempio che si può fare buona politica senza guardare la parte che ognuno di noi rappresenta, ma proprio per raggiungere il bene comune. Questa mozione è stata fatta libera la domenica, proprio per ridare dignità alle persone che lavorano, alle famiglie che hanno negozi all'interno dei centri commerciali, ridando loro un po' di respiro, perché il fatto dell'apertura di tutte le domeniche di tantissime ore al giorno non hanno portato un aumento di occupazione e non hanno portato un aumento di conti economici e di business. Quindi questa mozione è fatta veramente per ridare stima e unità alle famiglie, per poter ridare quel respiro anche ai negozi all'interno dei centri commerciali, che altrimenti sarebbero una delle risoluzioni del contratto se non adempiono all'apertura domenicale, e quindi per me è un grande successo, ne sono veramente molto contenta. Lei sa comunque c'è già una legge a livello nazionale che ha previsto la liberalizzazione degli orari. Con questa mozione voi chiedete in assoluto no all'apertura alle domeniche, oppure non so, a domeniche alternate? Assolutamente, noi chiediamo il ripristino della legge che c'era precedentemente alla liberalizzazione fatta dal governo Monti, dove si davano 31 domeniche di apertura ai centri commerciali e ai negozi, e poi lasciare la facoltà di aprire o di chiudere. Questo credo che sia, in un paese democratico, una grandissima possibilità di lavoro, di vita e di vita fatta in maniera più importante anche per la famiglia.